Buonasera, buonasera. Volgograd Arena, 43.000 spettatori, il debutto della nazionale dei Tre Leoni, l'Inghilterra con la Tunisia e il girone G che è entrato nel vivo già nel pomeriggio con la vittoria per 3-0 del Belgio sul Panama. Daniele Fortuna e Fulvio Collovati per la radiocronaca di questa sfida molto attesa. Adesso il lancio però da parte di Henderson, poi l'attacco e all'ultimo momento viene fermato proprio sotto porta, poi il tiro e la parata, il miracolo da parte del portiere della Tunisia Hassen, subito vicino al gol con Lingard. L'Inghilterra, un tiro da posizione interessantissima, è stato un vero e proprio miracolo quello del portiere della Tunisia. Altro colpo di testa, altro miracolo da parte del portiere della Tunisia, subito protagonista nei primi tre minuti, due conclusioni pericolose da parte dell'Inghilterra e questo giovane portiere, anche lui con poche presenze perché alla quarta presenza, 23 anni, gioca anche lui in Francia, Châteauroux, è andato in questo caso a respingere un colpo di testa schiacciato, sarebbe finito sotto alla traversa, la Tunisia si salva, l'Inghilterra è partita decisamente bene. Dele Alli se ne va tra le linee, poi Lingard, area di rigore, rimette in mezzo, sbaglia, sotto porta l'Inghilterra. Facile facile, invece il pallone finisce sul fondo, l'errore è stato di Sterling, in questo caso Dele Alli, come è riuscito a tagliare tra le due linee, tra difesa e centrocampo della Tunisia, poi Lingard, il passaggio, l'assist, solo da mettere in porta, mettere in rete e invece sbaglia tutto Sterling, forse un po' troppo indietro con il corpo, però questo gol non si può sbagliare. C'è Young, la bandierina è quella di sinistra, 0-0 tra Tunisia e Inghilterra quando siamo arrivati all'11esimo, cross in mezzo, ancora Hassen e poi arriva la rete di Harry Kane, segna l'Inghilterra, un altro prodigio del portiere della Tunisia, ma poi Harry Kane da due passi, arriva il piatto destro, mette il pallone in rete, l'Inghilterra in vantaggio, il primo gol del mondiale inglese è firmato da Harry Kane. Ancora una volta Sen aveva compiuto un miracolo parando il colpo di testa, ma mi pare di Stones, completamente libero, è chiaro che gli inglesi sfruttano la loro micidiale altezza soprattutto sui calci da fermo, para, respinge il portiere. Sì, era Stones sì, praticamente si è fatto trovare sulla respinta del portiere Harry Kane, che dimostra di essere cinico, di essere un avvoltoio, oltre che essere un attaccante moderno, di essere anche un Eurogol, per cui aggiunge un altro gol ai 41 che ha fatto in stagione, per cui non finisce mai di stupire. È il primo gol nel mondiale per Harry Kane, il più giovane capitano ai mondiali di Russia 2018. Io però ho qualche dubbio sul colpo di testa di Stones, mi spiego, sì. Non so se Hassen si è riuscito a evitare che il pallone entrasse in rete, varcasse la linea bianca, lo tocca, ma insomma siamo lì, poi ribadisce Harry Kane, in realtà ce l'ha con Line Technology anche ai mondiali, però il gol è stato assegnato da Harry Kane, quindi all'11esimo passa in vantaggio l'Inghilterra sulla Tunisia. Young adesso per l'Inghilterra ha recuperato bene un pallone, poi è andato a servire Lingard, ancora scambi brevi da parte dei giocatori inglesi nella metà campo della Tunisia, poi se ne va via Sterling con la sua velocità, apre sulla destra dove c'è Walker, il passaggio, ancora il cross in mezzo a metà tra due giocatori inglesi, tra Kane, poi il tiro da lontano a terra, blocca ben Mustafa, il tiro di Henderson dalla distanza centrale, raso terra, però subito un intervento per il portiere di riserva della Tunisia, Ben Mustafa, che ha preso il posto dell'infortunato Hassen. Young adesso dalla sinistra, cross in mezzo sul secondo palo, liberissimo, sbaglia l'Inghilterra, un'altra occasione semplice, qui forse c'è stata un'incomprensione fra due giocatori inglesi sul cross di Ashley Young, non si sono capiti, è andato Lingard a colpire malissimo, ma dietro di lui c'era Trippier che forse ha chiamato il pallone troppo tardi, adesso vanno a parlare i due, anche qui grande occasione sprecata dall'Inghilterra, va via Slitty, ancora in difficoltà
difficoltà ai difensori inglesi. Poi sulla destra c'è Casril, gioco di gambe da parte del giocatore, poi ancora sulla destra non riesce a trovare il cross, non lo vuole nemmeno forse la Tunisia. Arriva in questo momento, va a terra, calcio di rigore per la Tunisia, va a terra Fakhreddin Ben Youssef, e qui tutte le incertezze dei giocatori inglesi, dei tre difensori centrali. È andato a terra e qui si allunga troppo il braccio, un fallo ingenuo da parte di Walker, difensore comunque di esperienza del Manchester City, 28 anni, e che cosa fa qui con il pallone che stava scorrendo placidamente verso la fascia destra, fa buttare a terra l'attaccante della Tunisia, regala un calcio di rigore alla nazionale tunisina, 34esimo, Inghilterra 1, Tunisia 0, ma la Tunisia avrà la possibilità di pareggiare. E come ti dicevo, cosa dicevamo prima, che deve impiangere tutte le occasioni fallite, alla prima opportunità, ripeto, la difesa, lo torno a dire in inglese, non mi convince, qui c'è stata un'ingenuità di Walker clamorosa, bene sì, e calcio di rigore, perché tu non puoi completamente disinteressarti del pallone su un cross innocuo, cerca giustificazioni con l'arbitro, ma il fallo c'è perché ha allungato il braccio. Per me è rigore, VAR o non VAR? No, è calcio di rigore, non va neanche a vedere il VAR, di rigore perché ha allungato il braccio per cercare di bloccare, diciamo, l'intervento da parte del giocatore tunisino, tra l'altro è anche ammonito, per cui è calcio di rigore, poteva andare sul pallone, che forse avrebbe fatto meglio. Eh sì, il numero 13 della Tunisia, Sassi, per questo calcio di rigore contro Pickford, mentre c'è l'apprensione da parte delle tifose tunisine in tribuna, l'arena Volgograd. Sassi che gioca in Arabia Saudita, però anche lui tanta esperienza con la nazionale, questa è la 41esima presenza, 3 gol segnati. Pickford, il portiere dell'Inghilterra, Sassi, centrocampista della Tunisia, uno contro l'altro, Sassi, una rincorsa abbastanza lunga fino a quasi al limite dell'area di rigore, poi cammina sul posto, quasi da fermo, rete, pareggia la Tunisia, raso terra angolato di Sassi, non ci arriva Pickford e la Tunisia pareggia quando siamo arrivati al 35esimo. L'esultanza sonora da parte dei tifosi tunisini, è 1-1. A questo punto possiamo dirlo, non è certamente un 1-1 meritato, ma per il masochismo, ecco, direi ancora una volta ce lo fanno vedere da parte di questa Inghilterra che aveva defraudato ben 3-4 occasioni. Tra l'altro abbiamo modo di notare il calcio di rigore, c'era anche arrivato Pickford, attenzione, sì. Si era disteso sulla destra, per cui non era nemmeno angolatissimo, però direi che Sassi l'ha battuto abbastanza bene, per cui è un pareggio diciamo non voluto, ma devo dire nemmeno cercato, ma dell'ingenuità della difesa, regalato da parte della difesa inglese. Grave la responsabilità di Walker nel mettere giù Ben Youssef quando il pallone era già passato il cross. Un altro cross invece qui nell'area della Tunisia con Dele Alli, poi il salvataggio sulla linea, ancora si lotta, quasi una mischia davanti all'area piccola, alla fine riesce a salvarsi la Tunisia, tutti a difendere, qui è andato Dele Alli a colpire di testa, c'è stato un salvataggio sulla linea, erano in 4 o in 5 i difensori, in 3 anzi vedo i giocatori della Tunisia a difendere, il tocco decisivo, quello di Siam Ben Youssef a togliere il pallone dalla porta, ad allontanarlo. Trippier, specialista nel calcio di punizione, va lui lontanissimo, andrà con un altro lancio, con una cross in mezzo all'area di rigore della Tunisia, pallone a mezza altezza, si impenna, poi c'è Lingard, il tiro sul fondo, deviazione, ancora Lingard, però riesce a scavalcare il portiere, poi alla fine all'ultimo momento arriva Siam Ben Youssef, salva la porta della Tunisia, manda il pallone in calcio d'angolo in scivolata, non so se sarebbe entrato questo pallone, certo la velocità di Lingard che aveva anticipato il portiere della Tunisia, no, palo esterno, non tocca in realtà Siam Ben Youssef che era riuscito ad arrivare, non ci sarà calcio d'angolo, c'è stato semplicemente l'anticipo da parte di Lingard
Lingard sul portiere, ma il pallone era andato a finire sulla parte esterna del palo, dunque ancora pericolosa l'Inghilterra con Lingard in questo caso. Aveva anticipato bene l'uscita del portiere Ben Mustafa. 30 secondi al 90esimo, sempre 1-1, si avvicina un'altra sorpresa in questo mondiale di Russia 2018, non grandissima sorpresa, ma naturalmente per quello che abbiamo visto il primo tempo sì. Sì, per quello che abbiamo visto nel secondo tempo no. No, decisamente, anzi è una nazionale, quella inglese, se continuerà a giocare come ha fatto nel secondo tempo, che può arrivare sia agli ottavi di finale, non di più, ma anche perché non è un girone impossibile, perché sono soltanto due le squadre favorite al passaggio del turno, però una l'abbiamo vista oggi pomeriggio e fa sul serio il Belgio quest'anno, Fulvio. Il Belgio fa sul serio perché innanzitutto ha un giocatore che a me piace molto, che è straordinario, che è Hazard, poi ha Bruin, però insomma ne ha tanti, poi c'è gente Lukaku, che fa gol, Mertens. C'è Mertens, Lukaku, gente che fa gol. Non è che l'Inghilterra non li abbia, perché Harry Kane ce li ha, ma non sono serviti. Sì. Non sono serviti, non è stato servito. Chiude in attacco però, calcio d'angolo per l'Inghilterra, 4 minuti di recupero, si gioca il primo. Kane, rete! Ancora una volta lui di testa risolve i problemi all'Inghilterra. Doppietta al debutto mondiale di Harry Kane, già protagonista. Inghilterra 2, Tunisia 1, primo minuto di recupero, bisognerà giocarne altri 3. E pensare, Daniele, che lo stavamo dicendo, non sono serviti, puntualmente bastato un calcio d'angolo, colpo di testa di Stone, lui era lì sul secondo palo completamente libero, va a cercarsi, probabilmente si è smarcato dall'avversario, dimostra ancora una volta di essere un attaccante di razza. È chiaro che cosa si può dire di Harry Kane, doppietta, ecco, vedi, c'è il colpo di testa di McGeer, non di Stones, il in questo 6. caso, il numero 6, che allunga la palla sul secondo palo, ma lui si fa trovare pronto da solo, praticamente si è smarcato dal proprio diretto controllore. Però è delittuoso lasciare questo spazio a Harry Kane. Era solo, non era marcato da nessuno. È chiaro che qui c'è anche la complicità, la disattenzione da parte della difesa tunisina, però chiaramente... Grande centravanti, elogiamo la caparbietà di questo centravanti. Due tiri, due gol. Beh, è entrato bene in questo mondiale Harry Kane, adesso i festeggiamenti da parte dei giocatori dell'Inghilterra. È finita, fanno festa i tifosi dell'Inghilterra, ha rischiato tantissimo, ha trovato il gol del 2-1 della vittoria soltanto nel primo minuto di recupero. I giocatori della nazionale inglese vanno a complimentarsi con il loro capitano Harry Kane, che ha risolto i problemi. L'Inghilterra ha battuto la Tunisia per 2-1, i gol di Kane, 11° del primo tempo, il pareggio sul calcio di rigore di Sassi 36esimo, poi al 46esimo minuto, primo minuto di recupero della ripresa, il gol della vittoria ancora una volta di Harry Kane.